Benvenuti nel video di spiegazione e presentazione del tesseramento Rising Note. Io sono John, il presidente, e cercherò di essere il più chiaro e semplice possibile. Quindi, cos'è il tesseramento Rising Note e perché dovrei farlo? Prima di rispondere a queste due domande, è bene fare un piccolo passo indietro. Rising Note divide i suoi team in tre categorie per ogni singolo gioco. I Rising Note Main o Rising Note Gaming, che sono la nostra punta di diamante, nonché ovviamente il nostro team principale. Dopodiché vengono i Rising Note Red, la nostra prima accademia, e infine vengono tutte le altre accademie di differente colore, organizzate nella nostra associazione in base alla costanza e ai risultati. Più si sale, quindi, più il livello dei team sale e allo stesso modo crescono anche le possibilità ed il tipo di investimento che Rising Note compie sui team. L'unico requisito per un team per entrare all'interno di Rising Note, oltre ad un impegno costante e competitivo, è proprio il tesseramento. Il tesseramento, dal costo di 15 euro, ha una durata ad anno solare, inizia cioè il 1 gennaio e finisce il 31 dicembre, concludendo una stagione competitiva della nostra associazione, e offre molti vantaggi che vi invitiamo ad approfondire nella pagina apposita del nostro sito. Ma soprattutto rende un team ufficialmente parte di Rising Note, potendo quindi continuare il proprio cammino competitivo con qualcuno dietro le spalle che dà un continuo supporto. Non ha importanza che il tuo team sia il più forte del mondo, ciò che è importante è che tu e i tuoi compagni di squadra siate convinti e desiderosi di iniziare un cammino competitivo impegnandovi con costanza. Questo è quello che cerchiamo. Ma dove finiranno i soldi del tesseramento? Domanda più che lecita. Parte dei soldi saranno ovviamente impegnati per fornirvi la tessera Jack, rendendovi quindi giocatori con la possibilità di partecipare ai tornei sul suolo italiano senza problemi. Il restante, invece, sarà parte del vostro investimento su Rising Note, sul vostro team, ma soprattutto su voi stessi. Infatti, se sarete capaci di farvi spazio nel mondo competitivo, portando a casa risultati degni di nota, potrete scalare le categorie menzionate prima, potendo raggiungere addirittura anche il ruolo di main e, di fatto, riavendo indietro il vostro investimento iniziale, grazie ai nostri investimenti su di voi. Il tesseramento Rising Note non ti fa diventare un pro player, ma ti può mettere nel mondo e nel contesto migliore per la tua crescita amatoriale, in una realtà fondata e plasmata nell'ottica competitiva.